programma si chiama Biodiversità Canale di Sicilia. È un programma di ricerca finanziato interamente dal Ministero dell'Ambiente e l'obiettivo principale è trovare nell'area del Canale di Sicilia delle zone particolari meritevoli di tutela e di protezione per gli alti valori di biodiversità, per la presenza di specie protette, per un'eventuale proposta di aree marine protette del largo. Mamma mia, gigantesca! Il lavoro che abbiamo fatto a Pantelleria ha rivelato lungo i fondali, proprio lungo le falesie di quest'isola, comunità interessantissime con presenza sia di specie molto rare come corallo nero, corallo rosso, ma anche specie che in Italia non erano mai state segnalate. Almeno 3-4 specie di gorgonie non erano mai state rilevate nei mari italiani e sono tutte insieme a Pantelleria e in grande numero. Parlo per esempio della bellissima gorgonia Elisella, alta un metro e mezzo, arancione, oppure di un'altra gorgonia solitaria che si chiama per esempio Viminella, altre gorgonie si chiamano Svizie. E non solo non sono state segnalate in nessun'altra parte dei mari italiani, ma lì si sono presenti anche comunità ricchissime. Pantelleria, come Lampedusa, come anche Linosa, sono delle isole che stanno in mezzo al Canale di Sicilia, cioè lì arrivano sia le specie di origine atlantica che percorrono tutte le coste del Marocco, della Libia, della Tunisia, e sia tutte le specie che risalgono dal Golfo di Suez, per cui studiare quello che succede in queste isole è la sentinella della biodiversità del Mediterraneo. Nel mese di agosto, ad esempio, un pescatore ci ha riportato uno squalo, era un piccolo squalo bianco, un esemplare femmina di circa 1,5 metri di lunghezza, che sicuramente è nato da pochi mesi. E la presenza, la cattura di uno squalo bianco di così piccole dimensioni è il dato concreto che supporta l'ipotesi che si fa da molti anni che il Canale di Sicilia costituisca un'area di riproduzione per lo squalo bianco. E se c'è un predatore di vertice così importante, vuol dire che l'ecosistema, l'ambiente è in buona salute. Noi, oltre che fare il lavoro con il ROB, stiamo facendo anche un lavoro che consiste nella marcatura di specie ittiche, in particolare dentici, cernie, saraghi, ma anche grandi mante, squali grigi, per vedere come queste specie frequentano queste, diciamo, queste secche rocciose del largo e qual è il ruolo ecologico che hanno nell'accrescimento di queste specie. Facendoci aiutare dai pescatori locali, invece sono stati pescati questi animali, stabulati per qualche giorno per vedere il loro stato di salute, anestetizzati, operati, ancora tenuti qualche giorno per vedere il loro stato di salute dopo l'operazione, dopodiché rimessi a mare nel posto dove sono stati pescati. Il lavoro è costituito nell'impiantare nella cavità intraperitoneale dei microchip, cioè dei microtrasmettitori acustici che emettono un segnale che può essere ricevuto a parecchie centinaia di metri di distanza da un ricevitore. Pantelleria è un patrimonio di biodiversità che assolutamente non possiamo permetterci in nessuna maniera di perderlo. Attualmente Pantelleria è solo un'area di riferimento, non è ancora un'area marina protetta. La Commissione europea già da alcuni anni sta sottolineando l'importanza della creazione di aree marine protette del largo.